Allora, siete emozionati per il concerto di stasera? Siete pronti? Siete carichi? Siete scialli? Per niente emozionati, ormai per voi suonare è l'abitudine. Abbastanza. Come ti senti a proposito di stasera? Sei contento di suonare qui a Blackout a Roma? Sì, siamo molto contenti. Suonare a Roma è sempre strafigo. Ah, quindi non è la prima volta che suonate a Roma? No, la terza, quarta volta che torniamo a Roma. Quarta? Quarta volta, sì. Il pubblico è sempre caldo, risponde sempre bene, è sempre divertente suonare qui. Ok, perfetto. Perché non vi presentate, dite, insomma, che ruolo avete nella band, per chi magari non vi conosce? Siamo gli Appondis Doning, veniamo da Brescia e Verona. E sono Gianluca e canto. Io sono Teo, canto e suono la chitarra. Accio, batteria. Sono Mose, sono le tastiere. Sono Matt e sono il basso. Sono Carlo e suono la chitarra. Ok, perfetto. Ci potete dire, insomma, com'è nata la band? E poi ho saputo che comunque avete cambiato anche formazione, quindi raccontateci un po' la storia degli Upon Disowning. Parlo sempre io. Eccoci, noi siamo. Il gruppo è nato nel Tardo 2006. tardo 2006 e niente, sì, sono da 3 annetti più o meno che giriamo in tour, abbiamo registrato un disco un paio d'anni fa, no, un anno fa. E niente, abbiamo iniziato da subito a scrivere pezzi nostri, fino a registrare il disco nell'agosto del 2009, che è uscito verso la fine dell'anno. E ora siamo in tour per promuovere un po' i pezzi vecchi e tutto il materiale nuovo che stiamo scrivendo, dato che comunque abbiamo cambiato formazione ultimamente perché abbiamo inserito Carlo, Mose e Teo all'interno del gruppo e quindi diciamo che il gruppo sta prendendo una piega un po' diversa rispetto a quello che eravamo prima. Ah, ok, ma e come il tour, come sta andando? Quanto siete in tour adesso? Ma questo tour che è l'Anchorage Tour è cominciato un paio di settimane fa, la prima tappa a Torino, ed è stato figo, il pubblico sta rispondendo bene e ci stiamo divertendo un sacco. Abbiamo appena terminato un tour insieme agli Alive Before the Ocean che si chiamava Texas Chainsaw Massacre. Texas Chainsaw Massacre Tour, e insomma sta andando bene, diciamo. Speriamo adesso, stiamo organizzando anche qualcosa all'estero, stiamo cercando di uscire un po' dall'Italia in modo da. Da farsi conoscere, Esatto. insomma. E voi comunque adesso siete in tour, state appunto scrivendo dei pezzi nuovi, state comunque registrando il nuovo album. Come sta andando la registrazione del nuovo album? Abbiamo già registrato 2 pezzi promo, ed è registrato al Fusik Studio a Torino e abbiamo fatto anche il video di uno dei 2 pezzi insieme a Enrico Tomei e sta uscendo molto bene, secondo me siamo molto soddisfatti e spero piaccia anche alla gente che ci segue, al pubblico che poi li vedrà. Ok, se doveste parlare del nuovo album, lo definireste molto diverso dal vostro precedente? Decisamente. E in che cosa? E in che cosa è differente? Beh, prima di tutto sono cambiate completamente le voci, perché adesso cantiamo io e lui, nel disco vecchio i cantanti erano. Vabbè, cantavamo sempre anche noi, però in maniera limitata, soprattutto la voce melodica adesso la fa lui, io faccio la maggior parte delle parti urlate. E abbiamo un'impronta molto diversa, abbiamo inserito anche le tastiere, i synth e diciamo che potremmo essere un gruppo nuovo, cioè nel Ah, senso. ok, quindi avete totalmente cambiato Sì, strada. sì, 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 sì. E ovviamente siete contenti della strada nuova che state Molto, prendendo. molto più Vi sentite soddisfatti. che vi rappresenta di più? Decisamente più soddisfacente anche a livello compositivo. Saprei cosa Anche a livello di divertimento, quando lo suoni, insomma, lo senti più tuo. Ecco, Sì, parlo diciamo che il suono si è parecchio incattivito E parlando appunto di come vi divertite, raccontateci magari un concerto più bello oppure l'episodio più Allora, divertente. io ti posso raccontare la serata tipo, che è tipo, siamo in 6, 5 bevono, io guido. Questa è il dopo serata tipo. Scusa, questo è il dopo serata tipo. Ok, no, ma sul palco, qualche momento divertente, qualche. E sicuramente quando Carlo allo Zoe è un momento divertente.
Non lo so. Vuoi raccontarci di quando sei caduto? Dai, spiega perché sei caduto. Ho capito, sottolinea il fatto che hai 18 anni. Io sono Carlo, ho 18 anni. Sei un bambino. Da Piedemonte. No, praticamente eravamo allo Zoe, che era un locale molto... Era, è tuttora. È tuttora, un locale molto bello, figo. Bel posto molto suonare. Cool, molto in. E praticamente alla fine dell'esibizione degli Alive Before the Ocean c'era il palco completamente bagnato. Niente. Sei caduto. Nel mezzo del mosh, sono caduto lì dietro. Spaccato su. È una buona spiegazione. Bravo Carlo. Beh, come sono i rapporti fra di voi? Insomma, vedo che comunque siete un bel gruppo unito. Siamo innanzitutto amici. Non si capiva. E poi viene il musicista. Beh, è vero, ci sono tanti gruppi che sono in scena, sì, ma magari sì, hanno attriti tra i vari membri. Sì, anche noi a volte... Penso sia proprio il nostro punto forte il fatto che siamo tutti strauniti come gruppo. Mm-hmm. Siamo proprio stra-amici, usciamo fuori tutte le sere insieme. Fatto un paio di live, questo sarebbe il terzo. Mm-hmm. E niente, va bene, mi hanno accolto proprio benissimo. Mm-hmm. E quindi mi trovo bene con tutti ed finora una sensazione, cioè è stata un'esperienza fantastica, spero che continui, nel senso che ci troviamo bene. Invece come definireste il vostro rapporto con i vostri fan? Ho visto che voi comunque avete Twitter, ma siete quel tipo di band che usa Twitter e i social network in generale solo per comunicare novità, oppure ne parlate con i fan? No, beh, cerchiamo sempre di rispondere a tutti, a volte ci scrivono un po' in tanti, quindi facciamo fatica un po' a stare dietro a tutti, però cerchiamo sempre di rispondere alla gente, alle persone. Ok, quindi avete comunque già una, diciamo, dei fan che sono, diciamo, i fedelissimi, che riconoscete, ma visto come... diciamo che al nord sì, c'è sempre un gruppo di persone che ci segue e siamo sicuri di vederlo praticamente a qualsiasi data. Ok, perfetto. Poi giro per l'Italia, poi dipende da città a città. Ok. E quindi quali sono i programmi per l'album nuovo? Quando è previsto che sarà fuori? Quando potremo sentire la vostra musica? Purtroppo siamo ancora in fase compositiva, dobbiamo fare le preproduzioni e tutto quanto, è un lavoro lungo, quindi non possiamo dare una data precisa. E possiamo dare invece un range di tempo nel quale uscirà il nuovo video. Ah, ok. Il nuovo video che potrebbe essere un diretto, penso. Spero che almeno. Si spera anche di meno. Perfetto. Il nuovo video con nuovo MySpace, perché abbiamo ancora il MySpace con le foto vecchie. Non c'è Matteo. Quindi vi aggiornate totalmente. Esatto. Perfetto. E un'ultima cosa, se volete magari lasciare un messaggio ai fan che vi guardano. Per concludere. Oh belli, vi aspettiamo ai prossimi concerti e grazie a tutti. Ciao.